Buonasera a tutti, benvenuti in quello di San Colombano, quarta edizione, due passi di gusto. Dove siamo? Di fronte al ristorante Nani, che è la prima tappa di questa serata. Il nostro percorso si snoderà poi in tutti quelli che sono i ristoranti, e non solo, di San Colombano. Buonasera a tutti, sono la nipote del titolare, sono Romina del ristorante Nani. Questa sera proponiamo la trippa, un piatto della Valtrompia, un piatto caldo per questa serata fresca. Vi auguro una buona passeggiata e buon Natale, buone feste. Questa sera proponiamo dei fusilli con formaggi locali e con le noci. Auguriamo con l'occasione buone feste a tutti i nostri amati visitatori di Coglio, a tutto lo staff, e vi aspettiamo numerosi in quelli di Coglio. Sera a due passi di gusto e I Sapori della Valle propone speck e pancetta nostrana. Vi aspettiamo nel nostro negozio che si trova in via Maniva 44 e auguriamo buone feste a tutti i nostri clienti. Presso il nostro locale ristorante Bianchi abbiamo il piacere di presentarvi le tagliatelle fresche fatte in casa, e dove abbiamo accompagnato un salmì di cervo tradizionale della casa, dove viene fatta una lavorazione prima del vino e poi una cottura lenta con tutte le verdurine. Lo accompagniamo questa sera, dai, un po' natalizia, e auguriamo a tutti un buon Natale. Grazie.
Albergo al Ponte, per questa occasione di Due Passi di Gusto presentiamo il nostro piatto polenta teragna, un piatto eccezionale, molto gradito, e con questa occasione facciamo gli auguri a tutti di un felice Natale, un sereno anno nuovo che sia migliore per tutti. Buonasera, siamo al ristorante Pizzeria Mille Luci di San Colombano. Questa sera, per la gironzolata gastronomica del paese, noi presentiamo lo strocotto d'asino con polenta con la farina di storo e siamo pronti ad aspettarvi tutti per gustare le nostre pietanze. E più questa sera, in occasione, stiamo facendo lo spiedo alla fiamma, non alla brace, che sono 11 ore che è in movimento per cuocere bene per i nostri clienti. Allora, qui siamo alla settima tappa, presentiamo il nostro salame nostrano con panna e polenta. E bene, Due Passi di Gusto, auguriamo una buona serata a tutti e un felice Natale e anno nuovo a tutti i clienti. Siamo arrivati all'albergo Stella, noi siamo i titolari, la mamma e la figlia, con le figlie dell'albergo Stella. Abbiamo scelto questa sera il vin brûlé perché con l'atmosfera che c'è, con la temperatura che c'è, penso che sia proprio l'ideale. In questo momento colgo l'occasione di fare gli auguri a tutti, ecco, e in più anche a quelli che hanno partecipato e a quelli che hanno organizzato tutto perché hanno avuto il suo bel da fare. Ecco, la Proloco e tutti assieme, ecco. Faccio gli auguri a tutti e vi ringrazio molto. Concludo con auguri di Buon Natale e felice anno nuovo a tutti. Buonasera a tutti, io sono Fausto Zanini dell'azienda Formaggi Tre Valli e il nostrano Valtrompia si presenta come un nostrano di 15-18 mesi che è qui praticamente alla mia destra, come potete osservare, con un colore giallognolo dato anche dall'aggiunta chiaramente dello zafferano. Dopodiché passiamo a un altro tipo di formaggio, sempre prodotto a latte crudo praticamente nel medesimo modo, ed è il nostrano Maniva. E per ultimo la formagella affinata in miniera, che è una novità da circa un anno e mezzo, due, e viene praticamente prodotta sempre qua in alta montagna, viene lasciata nelle nostre sale di stagionatura per un paio di mesi e dopodiché viene portata appunto in stagionatura nella galleria a Bovegno per poi essere rimessa sul mercato da parte nostra.
Buonasera a tutti, chiudiamo in bellezza con il dolce sovrano di questa gironzolata gastronomica. Si tratta del solo, unico, originale, tradizionale cerchietto di Coglio. E questa è la sua reggia, è il suo castello. Si tratta della dolce pausa di San Colombano, dove potrete lasciarvi avvolgere, lasciarvi coccolare da una miriade di prelibatezze, grazie alle mani d'oro di Zanini Aurelio. Sono qui in compagnia della moglie, Miriam, la quale ci illustrerà tra tutte le sue golosità il fiore all'occhiello per eccellenza, il cerchietto di Coglio. Buonasera a tutti innanzitutto e grazie mille di essere qua questa sera. Allora noi ovviamente presentiamo il nostro cerchietto di Coglio, l'originale, una ricetta del 1950 fatta tutta a mano in appositi contenitori di acciaio. E grazie a tutti di essere qua, vi aspettiamo numerosi anche nelle vacanze di Natale. Grazie mille, auguri a tutti. Porto i saluti del presidente Massimo Otelli e dell'assessore al turismo Antonella Montini della comunità montana di Valle Trompia, comunità montana che sostiene la Due Passi di Gusto dalla sua nascita, quindi già ormai da 4 anni. L'ufficio turismo che rappresento da sempre si fa promotore di questo tipo di iniziative e da sempre sosteniamo i comuni e le associazioni per cercare di promuovere al meglio gli eventi e le iniziative che organizzano. La serata è stata bellissima, diciamo, quindi ben riuscita e aspettiamo l'edizione estiva dell'anno prossimo. Grazie. Buonasera a tutti, siamo qui alla dolce pausa con una dolcissima compagnia. Ho qui Floriano Massardi, il quale, nonostante il freddo dell'inverno, spero che si sia scaldato grazie ai valori delle nostre tradizioni, dei nostri prodotti tipici locali e della genuinità, insomma, del nostro territorio. Raccontaci. Sì, sono proprio molto caldo, onestamente. È stata una bellissima serata. Devo dire complimenti e grazie alla Proloco e a tutti coloro che a qualunque titolo hanno aderito a questa bellissima ennesima edizione di Due Passi di Gusto, per cui per me è veramente un piacere, un onore poter portare quelli che sono i saluti istituzionali di Regione Lombardia a questa importante manifestazione che dà lustro alla Val Trompia, quindi alla nostra Brescia e alla nostra Lombardia. Grazie Floriano Massardi per queste splendide parole. Sono proprio qui al centro tra due, diciamo, pilastri di questa gironzolata gastronomica. Ho qui al mio fianco la fiamma ardente della Proloco di Coglio, la quale potrà esprimere le sue soddisfazioni in merito a questo itinerario gastronomico. Rosaria Paterlini. Gloria, grazie, grazie delle tue parole, grazie al consigliere Massardi che ci accompagna sempre. Questa è la 4ª edizione invernale di Due Passi di Gusto, manifestazione che noi facciamo veramente col cuore. E tutti gli operatori aderiscono infatti a questa manifestazione perché la sentono loro. Un grazie particolare va ovviamente a chi? Alle persone che hanno aderito. Di fronte a me delle persone che hanno aderito già a altre manifestazioni, quindi grazie davvero a voi. A nome un po' ringrazio voi per ringraziare tutte le persone che hanno aderito anche quest'anno a Due Passi di Gusto. Grazie mille a tutti e vi auguriamo un buon Natale e un buon 2024. Grazie.